Un'antica leggenda racconta di un dio che, rifugiatosi in un bosco di canapa, ne rimase colpito dall'inebriante odore. Il frutto era così buono che lo diede all'uomo donandogli la pianta del benessere. Per qualcuno il suo nome è ganja e fumarla vuol dire parlare con Dio. Per tutti gli altri si chiama marijuana e fumarla invece è qualcosa di illegale. Ma esiste un luogo speciale dove bisogna solo entrare nel posto giusto e scegliere dal menù la chiave migliore per aprire le porte del paradiso. Ma dove stanno quelli? Becchi, questa è la capitale del vivi e lascia vivere. Sai quanti di questi hanno problemi col passato? E vengono tutti qua. Te credo, se lo dimenticano. Però non è facile, Non è facile. A parte un fritti pazzo che fa. La pizza non la sanno fare, o solo lo vedi due volte all'anno. E un caffè, vabbè. Fa schifo. E infatti, un caffè fa schifo. Fa schifezza. Greenhouse, la migliore erba di tutta Amsterdam. Anche se... Vedi, è qua. La mia. Oh! Non ha rivali. White Widow, old school. Ah, ciccio! Mamma mia, oh. Sono stato solo assai. Chi parla una lingua, chi parla un'altra, non si capisce. Non si capiscono neanche tra di loro. Meno male che sei venuto tu, Becky. Sì, sì, ma io non sto tanto. E vabbè, dai. Io sto due giorni, poi me ne vado. Vado, va. C'ho una sorpresa per te. Come una sorpresa? Tu ti fidi del tuo amico Sasà? Amsterdam, il paese dei balocchi. Un tempo era il posto ideale per tossici, ubriaconi, prostitute, criminali e avanzi di galera. Eppure oggi come allora c'è sempre qualcuno che fugge dal passato. Ed è proprio dal passato che ha inizio questa storia. Quando una storia inizia con un funerale non è mai di buon auspicio, ma quella sulla migliore ganja del posto inizia proprio da qui. Ed è proprio in certe storie che è importante rispettare alcune particolari regole. Prima fra tutte, attento sempre a ciò che desideri, perché potrebbe avverarsi. Ed in queste storie esistono diversi modi per fare affari, alcuni legali, altri meno. Sasà, incallito giocatore d'azzardo e assiduo fumatore. Certo che sti cazzi cinesi sono micidiali. E dove c'è un becchino che ruba, come tradizione vuole, ce n'è sempre un altro. Che porta esageratamente tanta sfortuna. Ti dico che stava bene, stava. Se siamo fatti un goccetto, poi è andato a casa, secco lì. Secco. Sasà, ma che cazzo, ma che sei sceso? Che c'è? Che c'è? Ce l'hai ancora accesa? Ah, questo, dai, fatti di sì, mo di due. Dammi questa cosa, dammi questa, No. Gino, amore mio, ma che cosa ti hanno fatto? No, signora, si calmi, non è successo niente, no. Sia tranquilla. Siete delle bestie.
Era un po' d'acqua fresca. Sta zitto, sa, signora, sia tranquilla, veramente. Asciughiamo tutto, asciughiamo tutto. Ma che avete combinato? No, no, abbiamo sentito. Ma che cazzo è questo odore di fragola? Odore di fragola, ma che cazzo è qua dentro? Senti che roba. Ma come hai fatto? È arte. Fumo tanta erba e non me pongo. È il segreto della natura. Ormai con due lampade e una ventola si sentono tutti i coltivatori. Ah, qua si tratta di saperla fa veramente. Col sole, la terra, con le mani buone. Ecco cos'è la marijuana. È arte. Pensa che c'è gente che paga per fumare merda. Quanta te ne serve? 30 kg. 30 kg di questa? Voglio 30 kg di questa tua famosa erba fragola. Oh, ma che sei scemo? Ma sai 30 kg di questa quanti soldi sono? La moglie. Aspetta qua. Lo so io che ero un pericolone. Che cazzo vuoi, foglia? Frate, a posto. Che cazzo vuoi? Oh, sei passato con un saluto, ma che te? Vuoi fare una cosa sì? Potevi non passare, ce l'ho l'erba, vai a scroccare da un'altra parte, va. Oh, ma quando ti vengo con l'erba per stratteggiare? Oh, che cazzo testi? Che cazzo vuoi? E tu non mi sento. Che testi? Che vuoi? Che vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Poi ti rimano a fare. Comunque volevo dirti che fin quando non sei entrato tu andava tutto a posto. Ah, ma la colpa è pure mia. Ti volessi sapere perché? Perché ogni volta che ci sei tu... Sasà, ma ti sei culato i gemelli? Ma che vuoi insinuare? Non ho capito. Sasà, tira fuori i gemelli. Ma che urli a fare? Ma quali Sasà! Gemelli? Sasà! Se non tiri fuori subito i gemelli... Sentiamo, che cosa fa? Ti ho detto, tira fuori i gemelli! Oh, ma tu ti stai sciamolendo? Tieni, prenditi sti da. Gemelli! E vaffanculo tu, sti gemelli e sto lavoro in merda, capito o no? Ma si può sapere cosa vi strillate? No, è che lo stavamo sistemando e ci organizzavamo per come fare. Dai però, che qua fuori si stanno innervosendo. Sapessi qua dentro, sapessi. Che ne? La cravatta. Bianca, lo so che non sarebbe il caso, però volevo chiederti... Ti va se stasera ci andiamo a mangiare questa pizza? Se conosco un posticino carino, sfizioso, delicato. Ma perché? Che te ne stai lavando? Un posticino carino, sfizioso. Becchi, ma qua la cazzo è pizza, Becchi. Ancora questo Becchino? Ma sì, Becchi, ma per una così non ci vuole una pizza, ci vuole una salata a base pesce. Ma una così come? Cosa, Paolo? Becchi, una così. Ma perché secondo te Bianca si mette a perdere tempo con un morto di fame come te? Ti ricordo che quello che ruba i morti sei tu. Poi guarda Sasà, falla finita e mi hai fatto venire pure il mal di testa. Ma dove? Senti, ma tu lo sai mio nonno? Dopo la seconda guerra mondiale come campava? Eccala, siamo arrivati ai tempi di tuo nonno adesso. E mo lo dico. Mio nonno tirava pacchi per le strade a New York. Vendeva giacche in merda? Con dentro i Rolex di ferro. Che famiglia d'artisti. Lo puoi dire forte. Erano Rolex falsissimi. Ma che fai? Fantastici. Ma fa caldo. Erano quasi d'oro. Erano veri, Becchi. Becchi, qual è la prima cosa che tu fai quando metti la giacca nuova? Gietta mano rindasa. E che trovi? Oh, Rolex. Ah, così la stessa gente che prima giacca schifava. Non a caso, dopo che l'avevano provato, se la volevano subito accattare. Ma questo non è Rolex che... Ma il problema non è un Rolex. O problema sono che femmine. Becchi, le donne sono come i pacchi. Per fotterle non c'è bisogno di quello. C'è bisogno di questo. Becchi, tu devo mangiare sta pizza con Bianco o no? Allora ci penso Sasà tu a te. Di una cosa bisogna sempre tener conto nella vita.
mai mettersi nelle mani sbagliate. Ma è di una seconda che bisogna avere ancora più attenzione. Non sottovalutare mai il potere che possono avere due gambe così. Ah, tutto apparecchiato. Buongiorno, tesoro. Beh, che ti devi far perdonare? Niente, perché? A parte lasciarmi sola nel letto, farti le canne con i tuoi amici e strillare come un pazzo. Niente. Ah, questo. Non hai fatto proprio niente. Ma quelli non erano proprio amici miei. Qualunque cosa fossero, sicuramente erano più interessanti di me. No, tesoro. Niente è più interessante di te. Vieni qua. Levati, se no faccio tardi al lavoro. Capirai. Ma sa che fra un po' sto lavoro gli dici ciao, eh? Sì, vabbè. E poi che fai? Mi mantieni tu? Aspetta un po'. Non tutti immaginano quanto sia più grande l'orgoglio dell'uomo rispetto a quello della donna. Quello che però si sa è quanto questo orgoglio possa portare l'uomo a fare cose molto stupide. 30 kg, 5 grammi. 150.000 euro stanotte. E questa? Comunque domani ti porto in Giamaica. Domani un cazzo! A me quei soldi mi servono oggi, capito? Oggi! Ti prego, io questa notte ho da chiudere un affare e poi domani te li porto tutti. I soldi te li porto tutti, domani. Ma allora non hai capito un cazzo. Se non me li porti oggi, io prima mi vado a un culo a quello schifo che ti mantiene e poi vengo da te. Che c'entra? Che c'entra? Nessuno deve sapere! Nessuno lo deve sapere! Conte! Pronto? Pronto? Pronto! Conte! Abbiamo deciso questi soldi, baracchè? Ti porto sto fine settimana. Sto fine settimana. C'è un cavallo a Grasseto. E io invece mi rivengo più dopo a casa tua, che dici? No, a casa no, ci sta mio moglie. E vabbè, ci parlo io con tuo moglie. Conte, è importante. Sa che ha smesso, che non gioco più. Ti porto domani, eh? Domani. Domani. Tutti con sto cazzo di domani! Non c'ho queste le regole del gioco. Di' a tua moglie che stasera c'hai ospiti, eh? E di' a te profumasse tutta bene, mi raccomando. Però, Becchi, state un poco tranquillo. Oh, vedrai che se non porti sfortuna come al solito. Ancora con sta storia! Lucca fa, qua meno parli e meglio è. No, Lucco, quanto mi pare, va bene? I gioielli, i Rolex, i pacchi di tuo nonno. Ci pensi io a te, e mo meno parlo e meglio è. Era per dire, perché a mio zio non ci piace la confusione. Ma sti cazzi del zio, dai, è un'ora che stiamo a camminare, ma dove l'hai portato? Ma che è, a casa di un mafioso? Sì, mafioso. Ma tu vuoi fidare o no? Vado Raffaele! C'ho famiglia, c'ho tre figli! Guarda, ma venite a pigliare i soldi, siete tutti bravi! Quando voi li dovete restituire, volete fare bene, eh! Tiene figli, eh! Ma perché quando siete venuti a pigliare i soldi, io non tenevo i figli, non tenevo famiglia, no! Ma se gli tengo i soldi, no che vuoi? Ne tiene, no! Lo ha rimasto piezze in mezzo, a non so cazzo! Lassalo! Riesce, va! Ma un po' che è per favore! Lassalo, mi sa! Datemi un po' che ma tu sei sicuro che è tuo zio? Buah, niente di meno, di sangue proprio. Ma io, ma tu che te mi sembrava, non ho capito, perché tuo padre mi ha fatto il servitore per 3 anni, ti ha presentato questa munnezza e Rolex. Ma come munnezza? Munnezza! Sentiamo un poco per sfizia, quanto vuoi per sta munnezza? Dice 100. 100.000. 100.000? Che cazzo dici, oh? Ma che sei matto? Don Raffaele, è che solo per poche ore ci abbiamo. Questa è una piccola. Ma poche ore che? Cosa? È che ci abbiamo un grande affare per le mani, sicuro. Ma che grande affare? Ma che cosa? Ma stai svalvolando? Ma che. Ma chi si sta un poco nervoso? Ma quando sì. Tempo? Ma tu lo sai come mi chiamano? No. Uvarano. Ah.
E sai perché? Perché? Perché il varano è un animale intelligente. E con gli animali intelligenti sa da fa poco strunzo, voglio. O conosci il varano o no? Sì, è una specie di lucertola. Sì. Bravo! A più grosso. La più sanguinaria. La verità che fa che la vietta è strunza. Affonda le unghie sue infette, no? Rindaga. Ah. E poi incomincia a tirare la pelle. E tira, tira, tira. Fino a dindo buco. Ah. E poi arriva al cuore. E fa un boccone. E allora si arrende quando rimangono solo le ossa. Pronto? Pronto? Ah, no, ah, l'affare è fatto. Sì, sì, stanotte, stanotte. Ma sto cretino deficiente! Guarda che cazzo mi ha fatto fare. Oh, vabbè, che devo fare? Devo ammazzare. Vabbè, che vuoi fare? Vuoi ripartire o te vuoi scopare? Dai, su, forza. Mi ha dato sto porta documenti, poi che è una merda. Vabbè, se volevi stare tranquillo, devi fermare al cesso del bar e pippavi, E forza, su, fate la finita. A proposito, a quale dobbiamo stare al ristorante? Tra un'ora. Allora fa un tempo. E fa cosa? E pia da fumare. Gira qua, molto lì. Ma che sei scemo? Che poi che ci mettiamo un attimo? Ma sti cazzi, le vostre cannette di merda. Devi andare piano. Questo è piscio di gatto, 80 al grammo. Non so se mi spiego. Te costa troppo, te l'ho sempre detto io. E insomma, voi volete 100.000? Sì. Se ho capito bene. E che problema c'è? Vito, prende 100.000 euro, signore. No, non è necessario. Non l'ascoltate, non ci fate caso. Quello dice sì, ma è no, dice no, ma è sì, grazie. Bravo. È innamorato. Naturalmente voi le regole le conoscete, no? Io oggi vi do 100.000 euro e domani in questa casa devono rientrare 120.000 euro. Va buona. Ma sono 20.000 euro. Va buona. Va buona. Va buona. Se poi non venite domani è venito dopodomani. Scattano altri 30.000 euro. E andiamo a 150. Va buona? Va buona. E poi, il terzo giorno, incominciano a sparire i cristiani. No, io la ringrazio, io non sono interessato, signor Varano, arrivederci. Ma che vai, fretta! Quella vita ci mette 2 minuti, calmo. C'hanno 3 regole. Non più di mezz'etto un magazzino, fanno vendere più di 5 grammi e se fanno fa pubblicità. Se le rispettano la polizia non gli dice niente. Allora era tutta una cavolata che chiudevano. Sono anni che gira sta cazzata. E comunque pure sull'erba, non è più quella di una volta. Tutta roba chimica. Vabbè, non esagerare, dipende a quale vai. Acego, ma sta canna? Mi sono fatto una pisciata più mezza sega, ancora così stai. Le guardie, regà. Un'altra regola importante della vita è mai fermarsi alle apparenze. Spesso è proprio dietro a delle buone apparenze che si nascondono i guai peggiori. Vedi che belli, già si sono preparati. Chi se lo va in culo per primo? Oh. Ragazzi, ti apporto un commento tu? Fammi vedere. Scusate, però non abbiamo fatto niente. Arrivasti, devi star zitto. Forza, avete sentito? Fuori i documenti, dai! Allarga apposta le gambe. Mara, vogliamo fare una visita a papà Berettini? Sarà contento, no? Oh, se stavamo solo a fare una canna in tre. Ma minchia, ma perché? Non ti hanno fatto fumare? Guarda che io una canna me te bevo, hai capito? Oh, mi stai a far male. Ah, ragazzi,
A me te sta qua già me rote tanto il culo, che volemo fa? Volemo andare d'accordo io e te, o no? C'è nessuno? Sei tu, Bazzucca? Galik, israeliano, identico al Kalashnikov. Proiettili da 5,56 in caricatori da 35. Spara 750 colpi al minuto. È pulito. Questo invece è un FAMAS G12. 950 colpi al minuto. Che c'è? Qualcosa non va? No, è che pensavo qualcosa di più piccolo, maneggevole. Oh. Piccolo e maneggevole. Un po' rumoroso. Per 3.000 ti riempio pure di munizioni. Bella svolta, no? La svolta è stata sto CD. A parte la musica. Oh. Sta cosa sa de fragola. Ma come sa de fragola? Fatto un tiro. Oh, è vero, sa de fragola. Che babbi. Avete preso pure l'inculata. Ma che inculata? Sta cosa è una bomba, te lo dico io. Cioè io ho fatto un tiro, sto devastato. Ah, ma aspetta. Serba da ripia, eh. Ma quale ripia? Dai che è tardi, su! Dai, dai che sta rintronato, fammi dire. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Fallo guida, dai, questo sta a 2000 appippato, no? Vedi, fa guida lui, dai. Ma pensa tu alla fragola. Mi hai fatto il tiro, io. Allenate. A me sta roba mi mette l'ansia. Mi mette l'ansia? Le pipi mezza la colamba al giorno, una canna mi mette l'ansia. Ma che cazzo vi ridete? 20 euro. Ma non ti vergogni. Però sono la Lucia non ha detto così. E te che c'entri con sora Lucia? È lei che mi ha mandato qui da te. Mi ha detto che avresti capito, che mi avresti potuto anche aiutare. E che altro ti ha detto? Mi ha detto che qualcosa per me ce l'hai. La fragilità di un uomo è data dai suoi segreti. Bella, regà? Ma bella di che? Sono venute le guardie. Come le guardie? Le guardie, ci qua sotto. Mara poi è andata pure a casa a piagne. A piagne? E come vanno fatto? E come ci hanno fatto, Ciccio? A forza del distintivo. Bello sto CD. Tieni, è rimasta tutta sul naso, è rimasta. Falla finire. E fate il tiro, no? Uno. Tieni, tiro, ne rilassa. Ho detto di no. Ma te rilassa, dai. E basta, te... ma che cazzo fai? Aspetta. Oh, bada! Ma che cazzo hanno fatto ste merde? Mortacci loro. Sì, ma se stavi tranquillo, manco te la privano il CD. Ma tranquillo che? Ma magari gli vate traverso. Guarda che ha combinato sto fenomeno. Voleva guidare, voleva. E mo? E mo che? Che cazzo famo? Che volemo fa? Volemo di pure una preghiera? Dai, forza. Calma. Abbiamo appena ammazzato una persona. Hai ammazzato una persona? Au. Ma sta a fa sul serio? Sto a fa sul serio, sì. Ragazzi, in macchina c'eravamo tutti e tre, eh? E mo via. È il capitano. Come il capitano? Stavo a far tardi. Capitano,
5 minuti. Sì, 5 minuti e siamo lì al ristorante. Arriviamo, eh? Dai, va. No, non hai capito tu. Io ti ammazzo prima che lo fa lui. Stai calmo, Becchi, calmo. Calmo. Oh, ma ti rendi conto che hai fatto? Uno che non si sa se è più psicopatico o più camorrista. Ma qua camorrista. Sì, camorrista. Becchi, tu non sai neanche il termine camorrista che vuol dire. Lo sai come si dice a Napoli? Non me ne frega un cazzo di te, delle stronzate tue e di tuo nonno. Basta, basta. Uno poche vaselline, l'elefante se un culo è pura gallina. Chiaro, Gianni, si acconcia tutto cosa? Siamo già a mangiare una pizza. Una pizza? Una pizza. Con la valigia piena di soldi. E noi in mezzo alla gente che facciamo così? Ma sei scemo, se? Più ti vuoi nascondere e chiudo vanno fottere. Non ti scordare. Giacca e Rolex, beh chi? Giacca e Rolex, amico. Allora, già spiegano varie cose. Proprio una testa di cazzo, questo. Questo è il vostro uomo. Si fa chiamare Mr. Nice. Era sparito per un po'. Ma solo oggi qualcuno ci ha fatto un bellissimo regalo. C'è sta droga, tanta droga. È pure uno pericoloso. Questo è l'indirizzo. Abbiamo già controllato, è la casa di una spogliarellista. Una spogliarellista? Lì davanti troverete una jeep. Queste sono le chiavi. Usatela come postazione. E ora andate. Andiamo. Su. Agli ordini. Dai, regà. Al lavoro. Andiamo. Un pezzo di pane. Finalmente. È venuto un po' di fame. Assietto, dei becchi. Che ci fanno queste qua? E perché? Dove devono stare? Pezzo di merda! Ma si scende! Tu mi hai messo nella cacca per una partita di poker! Dillo che è così! Dillo che tanto lo so! Dillo! Cazzo! Allora, innanzitutto non è poker ma è la texana. Non mi interessa, fosse messicana, cubana, non me ne frega un cazzo! Ma Roma, stai calmo, non è come pensi tu! Dobbiamo ripulire un grandissimo chirurgo. Io non devo ripulire nessuno, va bene? Becchi, tu ti hai rilassato, Becchi, tu ti hai rilassato un poco, ma perché sei sempre agitata? Abbiamo un gancio micidiale, vinciamo sicuro, Becchi, ci sistema. No, tu forse non hai capito, domani c'è il tuo nonzio lì, che ci pensa lui a sistemarci, appunto, va bene? Appunto, il mio nonzio domani sarà pagato. Pagammo varane e poi ce ne andiamo su una bella barca a far sbavare caviale e spumante alla tua bianca, va bene? Mo, fammi concentrare che ti spiego il gioco. Dopo il grande buio saranno distribuite due carte coperte ad ogni giocatore, che devi combinare con le cinque carte centrali. E poi è come il poker. Chi c'ha il punteggio maggiore, quello vince. A seconda del tavolo si punta limit o no limit. Che differenza c'è? È che noi stasera giochiamo no limit, Becchi. Poche persone sono in grado di leggere gli altri quanto un buon giocatore di poker. Un buon giocatore di poker vive di segni. Osserva ogni impercettibile gesto, ogni mossa degli avversari. Riesce ad entrare nella loro testa e a capire se hanno, oppure no, una buona mano. Ovviamente, anche un buon giocatore di poker deve rispettare delle regole e una fondamentale è controllare sempre le proprie emozioni. Call. Non sento su carte in merda. Penso, comina. Resti fino a 5.000. Come 5.000? Come 5.000? 5.000. E hai problema? Anzi, facciamo una cosa, prima ce l'ho io, levate questi occhiali. Che non siamo in televisione, che a me mi piace guardare negli occhi. Folda. 5.000. 5.000. 5.000. 4 giocatori. Altri 5. 15.000. Come 15.000? Oh? Ah già. Sì, 15.000. Prima ti sei lamentato di 5.000, ora ti stai lamentando di 15.000. Non ci scassare la minchia e gioco. Gioco, gioco. Ah, bravo. 15.000. Peccato, eh? Che se c'era il chirurgo qua, queste sono le mani sue, eh? No, scusa, non sei tu il chirurgo? Io? Io faccio il portantino al San Camillo. Io so fiato. Perché c'è qualcosa che va bene?
Ma non è chi dobbiamo... Se si osserva con attenzione un problema, ci si rende conto di essere parte del problema stesso. Quindi se qualcosa non torna, meglio cambiare il punto di vista. Deve essere questa casa di sto Mr. Nice. Eppure io sto nome già ho sentito da qualche parte. Ma chi, Mr. Nice? È uno di tanti nomi farsi che usava War Marks, no? Il più grande spacciatore di hashish di tutti i tempi. Le sai tutte te su sta roba, eh? Bello, ma io studio, mi informo. Ho letto il libro, no? Magari sto cretino ce l'ha chiamato apposta così. Quello mi sa che è cippone. E mo questa? E mo questa la piamo, se la incolliamo, la mettiamo dentro al cippone del capitano. E poi famo finta che l'abbiamo trovata. Ma che cazzo dici? Perché tu c'hai un'idea meglio di questa. Che idea del cazzo! Io non ce la faccio! Mortacci tua quanto puzza! Mazza, oh. Te crede una barbona, manco se lava, oh. Senti, qui ci devono stare tutta la notte. A me mi sta venendo una certa fame. Su, fama uno spuntino. Andiamo a fare uno spuntino, va. Amocio, tutto fa uno spuntino. No, lui già se l'è fatto lo spuntino. Ah, qua lasciamo aperto, fai via aria. Do cazzo andate? Tacci vostra. Ma vaffanculo. Altri 10.000. Hai capito, Lolo? Sono venuti a metterci paura oggi. E noi ci stiamo cagando addosso. Oh. 10. Olin. Olin, Sasa. Olin. Allora. Hai capito? Finalmente domani scuole che vuoi fare. All in. All in. Carta, signori. Compare. Full di check. Un pochettino sfortunato allora. Full di donne. Da quello che sei sfortunato, eh? Full di asci. Sì! E andiamo! E a voi! Vai, Sasà, vai, visto, ci ha pensato becchino tu a te. Ritira i soldi, vai. Ma che mica fai? A me fa bene da ridere. Io rido invece, mi ho convinto. Dai, pensavo a ridire. Tutto buono, lascia a te. Oh. Ho vinto! Ho fatto colore e il full game. Batte il colore. Il full batte! Mando video! Datevi su sto cazzo! No, scusa, aspetta, Sasà, ma che cazzo stanno a dire? Ma non era come a ma poker! Ma chiarisci tu! Non era come a poker! Sì, un poker, ah, minchia! Sbaglio! Un poker è una cosa! A texana è nata cosa! Strunza! Nel mondo dei bari. C'è solo una cosa che distingue i dilettanti dai professionisti. Il tempo che si impiega a spennare il pollo. Ma basta, vattene, vattene! Ma chi da it ti fa un chiudo? Chi? Che è importantino? Olli, manga il cartone! Ma vaffanculo! Next one! Cappuccino e pollo! Non passi ormai! Guarda, guarda mago. E questa? Gliela fatta. Scusa, come mi chiamo io? Mago. E allora? Però sono mago buono. Sì, perché uno spinello gli ho lasciato. Hai fatto bene. Così lui si rilassa. E noi ci divertiamo. Hai capito, no? Sì. Andiamo a lavorare. Ecco, andiamo a lavorare, va. Guarda, guarda mago. Without one coke, listen.
Amicchio, buonasera. Che fai, giochi? Lo sai come si gioca, sì? Cazzo volete? Ah, ah. Io ti aspetto, cucciolo! Non stanno altri? L'altri chi? Dai, forza, non ce l'ho perdere tempo. Nano, forza! Io, forza! A te quanti cazzi ti faccio la fuori? Ma veramente l'ha detto niente lui? Buono questo bambino, eh? Come disse un bravo ragazzo, prima di diventare uomo, bisogna imparare due grandi cose dalla vita. Non tradire mai gli amici e tenere sempre il becco chiuso. Amico, ti stavamo aspettando. Buonasera. Grazie. Buonasera. Comodo, comodo. Te mettete là. Tu calo ciolle, non mette la sedia qua, mettete. Stai tranquillo qui sullo sgabello, vedi? Oh, ma non senti l'odore di giovinezza qua dentro? Ma che è qua dentro? Jago, ma chi cazzo so questi? Do cazzo l'ho messa. Fanculo, va. Eccola. Ma che erba? Ma vaffanculo, va. Sì, vabbè, però non lo potete fare. Che venite qua senza... Senza che cosa? Guarda un po'. Vixinex spray nasale. Ma sì. Famo se venire pure l'ansia, vaffanculo. Vero? Tra tipo... E questo è piscio di gatto, eh? Bravi! Chissà quanta ce n'hanno a casa. Ma che cazzo state a dire? E basta così poco per imboccarvi a casa, eh? Ma a casa di chi è? De tutti. A meno che... Non scegliete dove sta l'erba fragola. Ragazzi, dai. Eh? Che dici? Io volevo dare una mano a sti amici. Per ogni situazione esistono almeno due vie d'uscita. Ciò non toglie però che possano essere entrambe comunque sbagliate. Ditta bomba! Che stai a fare? Stai ristruttura a casa? Che cazzo sei? Ma conosci sta musica? Sì. E i guardie si sono venuti a piare la cannetta da buonanotte. Dove vai? Seduto! Forza! Buttata, ma noi a buonanotte, mette da sede, va. Ah, bello! Come sta? Beh, tutto a posto. Questa cuffietta da palla matista, dove cazzo vai? Ci gioco con tua sorella. Con mia sorella, c'è una di ragazzo, guarda bene. Non la pi l'erba. Non la pi l'erba, fraco. Da guazza, quella è tua madre. Andiamo bene, io poi quando inizio a fare così mi avveleno subito. C'hai la madre tossica, non mi ha detto un cazzo. Ma credi, non do la pi. Non mi fido della gente perché a Roma serve. Non dico niente, odio le guardie, sono tutte merde. C'è quando puoi o devi farti i cazzi tuoi, vedi. Dal mio un po' il nome mio non lo rimedi. In piedi 3 metri per due, la bocca cucita. Per 30 ore dentro, odio quell'infame a vita. La mia sfida è giornaliera, voglio la tua vita in miseria. E nessuna galera. La Giulia già ha letto il mio verdetto è negativo. Filmo e sopravvivo fino al prossimo giorno cattivo. C'ho le mani senza lacci, se tu stracci, mi stracci. Aspetta qua sta cazzo la mano! Parli, no? Parli, allora, che devi fare? Ti dico tutto. Ma dici tutto. Era meglio se parlavi prima. Allora, forza! Cata, bello! Siamo morti, Becchi. Morti. Come ovvero che i coglioni camminano a coppia? Altro che giacche Rolex di tuo nonno, tu manco le regole sai spiegare. Lo sai che sei? Vabbè, guarda, eccolo qua. Questo è il ringraziamento e uno lo vuole far emergere. E tu invece... Ma emerge di che? Di che sto sottoterra? Emerge, Becchi, emergere. La seratina, la pizzettina, un localino, Becchi, ma fammo piacere. Ui. Lo sai che diceva invece il mio di nonno, lo sai? Non fidarti mai di chi ti vuole vendere i sentimenti. Eccolo. Ma io, tu lo sai che a volte sei proprio pesante? Sì, sono pesante e tu sei un idiota, va bene? Hai mai messo in mezzo alla merda? Ti sei approfittato dei miei sentimenti per Bianca. E per che cosa? Per una partita a carte. Bravo, bell'amico, complimenti. Ma quali sentimenti? È una fissazione tua. Ma che cazzo ne sai tu? Ma magari a quest'ora potevo stare con lei a mangiare una pizza in una bettola di merda. Magari.
Magari no. Magari invece che un abbetto la potevamo fare in pizzeria. Pizzeria? Ma tu che ci fai? L'agenzia è la mia, piuttosto cosa ci fate voi qui a quest'ora? Noi stavamo sistemando una faccenda delicata. Beh, è importante. Il terzo giorno. Incominciano a sparire i cristiani. Chi le ha serto? A più grosso. La più sanguinaria. Bia. E ci sei rimasta solo tu. Se non me li porti oggi, io prima mi vado in culo a quello schifo che ti mantiene e poi vengo da te. Sì? Scommetto che tu sei Eros. E tu chi sei? Io sono un carissimo amico della tua dolce metà. Dolce metà ancora per poco. È tutti i giorni che l'aspetto. E non mi fai entrare. Aspettiamo insieme, no? Se ti dico di no, che fai? Entri lo stesso. Scherzo. Dai, entra. Entra. Vedi però che bella coppia che siete, eh? Vero? Senti, tra i due chi è che lo pia in bocca? Cosa? Dico, tra i due sei tu che lo pia in bocca oppure è lui che ingoia tutto? Via! Fuori! Fuori! Adesso te lo faccio vedere io a te che significa averci a pisello. Eh? Mo te do una bella sistemata.
Esiste un codice non scritto, tramandato di generazioni, che impone le sue regole in posti dove le regole non esistono. Ed è in posti come questo che è d'obbligo rispettarle. Onorare sempre un debito, specialmente se si tratta di un debito di gioco. Tutto a posto, tesoro? Ancora lui, eh? Ah. Eh sì, questa settimana è la quinta volta che porto lui in camera. Si vede che si è innamorato. E tu che fai? Non ti unisci a noi? Aide, scorda lei certe cose non fa. No? E perché? No. Stai attenta. Dai. Però... complimenti, davvero bella casa. Se volete potete restare qua, finché non vi viene in mente qualcosa. Sai che non ti facevo così? Ma così come? È così... è che ti ho visto sempre un po' freddina. Ah, lei è mia cugina Tania. Ciao. Ciao. E loro sono due miei collaboratori e rimarranno qui per un po'. No. Noi dobbiamo andare, non vorremmo disturbare. Che ti fai problemi? Ecco. Che ti fai problemi? No, anzi, perché non facciamo un bel diversivo? Io c'ho una cosetta da fumare. Sasà, no! Ma perché no? Perché no? Mettiamo anche un po' di musica. Buona musica, ma niente rilass! Assaggiamo. Bravi. Così adesso vi spieghiamo anche l'idea che ci è venuta in mente. L'idea per fare soldi. E come? Conosco tre persone. Uno che ha una montagna d'erba, uno che la comprerebbe e un altro che ce la prenderebbe. No, non disturbi. No, non si può fare. Hai sentito? Non si può fare. Perché non si può fare? Perché? Perché queste cose vanno organizzate. Bisogna calcolarne i rischi. Senti, guarda, c'è un rischio. Perché non andiamo un po' di là? Che è quello di fare tanti soldi. Basta, ciao! Dai, sono i miei amici. E poi Tania dice che sei il migliore. Vabbè, se venite anche voi. Ma che vengono pure loro? Loro che? Loro stanno a casa. Ci mancherebbe. Infatti no, troppa fretta, non mi interessa. Senti, vabbè, allora è il caso che ce ne andiamo. Oh! Se ne incazzo. Sì. Che cazzo è? È che è una segheria, una falegnameria. Io sento l'odore d'erba già. Io sento puzzate e merda invece. È la tua, ti sei cagato sotto. Ma già. Che cagato sotto? Piamo sta borsa e una voglia. Vabbè, facciamo una cosa, io vado qua. Ma che fate? Che vado là? Io non ce la torcia. Andiamo insieme. Scià, ma incazzo, scià, io. Non ci vado in cazzo. No. Dai, vieni. Stanno attaccando, che sei del cazzo qua. E poi...
Hai visto quello di là? Io ho sentito qualche cosa. Io ho visto un'ombra qua giù. Punta sta pistola. La borsa. La borsa le diceva la bomba. Facile, facile, eh? Scimmia, sta attento, no? Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Vieni qua, vieni. Ma che cazzo è sta roba? Ma che sono, raviole al vapore. Vedi? Noi erano coglioni, visti? Ma sai che qua i coglioni siamo noi. Perché l'erba non c'è sta. Qua c'è sta tutto, tranne che l'erba, di portarci. Sì, ho capito, vabbè, dai. Se sai qualcosa fammi sapere. Ciao. Insomma, niente. Lo sapevo. E mo che famo? Che famo? Che ne so? Pastura. Non lo so. Potremmo provare la Doretta? No, la Doretta no. Dai, è lì, qualcuno che fuma lo troviamo sicuro. La troviamo, qualcuno che c'è se beve, dammi retta, non è che è parato. Ah, allora non lo so, aclanoso. Mi sono stufato. Oh, aspetta. Lo sai chi? Mr. Nice. Che cazzo è Mr. Nice? Ma come cazzo è Mr. Nice? È quello che c'ha l'erba a fragola. Ah, beh, c'ha ragione. Cioè, non c'ho proprio il numero suo, c'ho il numero di un amico suo. Però io lo conosco, se ci fa un bocca, mo sfruttato. Vabbè, dai. Voglio io ve lo dico subito, io l'ultima volta entro qua dentro. Sasà, ma adesso pure tu fai il superstizioso, dai. Perché io da quando conosco a te che sono superstizioso. Ma smettila che ti lamenti sempre, mo ti do. Smettila di fare casino. Tieni. E aspetta qua. Male che va, dopo ti metti davanti. No, scusa, male che va, dopo chi ci si mette di dietro? Io di certo no. Ma vedi questo. Tieni, andiamo. E va. Sono io? Oh, ma che è successo? È tutto il giorno che ti chiamo. Ma che cazzo è successo? Una giornataccia. Quello mi ha fregato tutta l'erba, li mortacci sua. Prendi questa. Lo sai come funziona, sì? Premo e sparo. Lascia. Con questa che ci faccio? E questa poggia e premi. Poi sta fermo. Sei pronto? Sì, dai. E te. Me lo sentivo. Non siamo soli, stiamo attenti. Vabbè, tanto siamo armati. Chi siete? Tesoro, zitta. Hai capito che bella sorpresa? Ma questa non è quella che stava al night. Tu zitto, vai a cercare l'erba, vai. Tu qua, in ginocchio. Dai! In ginocchio? Vieni qua.
Chi cazzo sei, Diego? Senti, dove sta l'erba? Che cazzo me le frega? Che cazzo sta da fare, donna mia? Senti, dove cazzo sta l'erba? Per non c'è sta l'erba! Per favore, guarda, non mi fare perdere, ho passato non una giornata... Non c'è l'erba! Ho passato una giornata di merda! Non me ne frega il cazzo! Non mi fare perdere non l'erba! Non c'è l'erba! Sei arrivato tardi! Questa cazzo di erba! Non c'è l'erba, sei arrivato tardi, c'è la sorpresa! Senti, questo dice che non c'è l'erba, che devo fare? Fallo stare zitto! No, no, no! Sbirro bastardo, ha fame, eh? Che te pensavi che me la cantavo? Vuoi trovare la borsa? Invece te la dà amichetti mia, guarda. Alza la testa, vedi? Quella è la fine che fa gli infami. Spettro, Spettro! La fine che farà te. Spettro! Bravo, assolutamente! Apri i jeans. Fermo, no! Oh, aspetta! Oh, non fanno proprio! No! Ammazza che mandingo, eh? Tagli quel fagiolo. No! Tagli quel fagiolo. No! 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 Che? Vaffanculo! Quando si tratta di donne, maneggiare sempre con molta attenzione. Che cazzo hai fatto? Andiamo via! Via! Non lo so! È successo tutto veloce, non ho capito niente! Ma come non hai capito niente? Là dentro c'è stata una guerra e tu non hai capito niente! L'erba? L'erba! Ma che l'erba? Quello stava lì legato, incaprettato a letto, poi gli ho dato corrente! Ma come corrente, incaprettato? L'erba? Ma questo muore senza pisello qua dentro e tu stai a pensare all'erba! Dammi le chiavi, dai! Sbrigati! Dai! Sbrigiamoci! Sbrigati! Andiamo all'ospedale! Ma quale ospedale? Che gli raccontiamo che mentre stavamo facendo una rapina all'improvviso una maiale si è mangiato l'uccello? Ma che dice? E dove lo vuoi portare? Sentiamo, dai! Dove lo voglio portare? Sicuramente non all'ospedale, per chi? Ci vorrebbe uno come Mr. Wolf di Pulp Fiction. Sì, Ganja Fiction, basta con ste cazzate, questo ci muore qua dentro! Non lo senti come si dispera? Manco tanto. Vabbè, si starà riposando. E certo! A forza di perdere sangue ti sarà stancato. Cretino, vai a vedere! Vai a vedere come sta! Perché questo non si muove? Ma che non si muove? Oh, dai! Ma neanche una sborfietta o respiro! Oddio! Mamma mia! Perché? In una cosa però l'uomo è veramente molto bravo. Davanti a un grosso guaio non riesce a trovare altra soluzione se non trasformarlo in un guaio ancora più grande. La barbuna. Che cazzo c'entra la barbuna? Ma secondo me io non c'entro niente, io non c'entro niente. Sì, sì, dicono tutti così. Più che droga, secondo me è più una storia di sesso perverso. I manette, la maschera, anziani neri. Gli altri due cazzoni dove stanno? Si sono allontanati perché dovevano mangiare. Capità, che c'è? Abbiamo trovato il carofone. Va bene, vai, vai. Io entro oggi, voglio tutto sistemato. È chiaro, Sultano? Chiaro, Davide. Alla su. Che cazzo c'entra sta barbona? Mazza quanto pesa! Non pesa quanto pussi! Ho capito. Vabbè. Ciao. Ciao, sì. Beh, no, che ha detto, no. Ci fa un bocca o no? No, no, non hai capito, perché questo qua, sto Mr. Nice dice che ha fatto una strage, ha ammazzato la donna, una barbona, una ricchietta. Roba di sesso, roba di cose con le barbone. Gli piaceva fare le cose a tre con le barbone. Capito, a me me la frega il cazzo però sto Mr. Nice qua. Mi dici che se fumiamo stanotte, oh? Che famo, ricominciamo? Buono, po'. Che? Via qua, via che qua. Che, oh? Erba, oh. Che? Erba! Quale erba? Ma che c'è? Paranoia? Ma quale paranoia? Vieni qua, corri, sbrigati, è pure buona, ti dico, vieni qua. Stai a te, ma te vedi, mi pare in cane da tartufo. Cazzo, abbiamo sfruttato questa erba qua dentro, dai, prima sta maglia, corri. Ma che stai a fare? Tirate su, ci sta pure gente, ma noi... No, ma no, sta a guardare che...
È come la sua. C'è sta l'erba. C'è sta l'erba. Lo vedi ancora con questa erba. Tu c'hai l'allucinazione. Ma guarda l'allucinazione. Ma hanno sentito quanto svampa. Ma che l'erba devi. Ma che l'erba e lascia per strada. Tu te devi andare a far vedere. Il segreto dell'universo è custodito nelle emozioni. Sono le emozioni che fanno la differenza tra un uomo vincente ed uno perdente. Eccoci qua. Che sei nervoso? Io te l'avrei dati quei soldi. Sordi? Io non ho visto sordi. Te li avrei dati domani io, i tuoi soldi. E chi ti li dava? Qua la cagna. Dovevi sentire come strillava. Secondo me te non ci sei mai riuscito a farla strillare così. E per essere vincenti, ovviamente, bisogna sempre controllare le proprie emozioni. Leva qualcosa, quella roba d'omide, ci fai male. Vuoi vedere se somo? Vuoi vedere se somo? Vuoi vedere? Pentaglie. Spara. Spara! Ma come si sa, nella vita bisogna sempre tener conto. Questo è una Luger 1938, tedesca. Di alcuni piccoli, ma spiacevoli. Ma sei sicuro che funziona? Momenti di sfortuna. A Barecchi, che ti è successo? Tu moglie ha capito qual è il cavallo buono? No, sono venuto a pagare debito. Ma che vi siete impazziti tutti oggi? Au, mettete il ginocchio. A Barecchi posa quel giocattolo. Sei dopo morto, sei! Lo so, ma è meglio morire. Che viva la merda, la vergogna. Ma tu tutte queste cose le paga capì. Per assurdo, la morte è il momento più importante nella vita di un uomo. E spesso il suo modo di morire ne determina la fama. No! Ma questo è un francobollo olandese? Sì, ho un amico in Olanda e ogni tanto mi manda un regalino. Bianca, tu sei proprio esagerata. Ma io a quello lo conosco. Trovato morto in circostanze misteriose, gli inquirenti pensano ad un regolamento di conti. Ciao famiglia, ciao tre figli! No! Anzi, Sabina! E papaccina! Sa, che ha fatto? Pare che hanno ammazzato uno. Ma sì, credo, un regolamento di conti, boh. Un regolamento di conti? E io intanto vado a fare un caffè. Lei va a fare il caffè. E mo chi cazzo? E quando tutto sembra andare finalmente per il verso giusto, arriva sempre quel momento. Il momento in cui dici: no, cazzo, adesso no. Do stato un altri due. Allora, do cazzo. La sala aperta che lei non c'entra niente, capito? E chi c'è? Sono un giornalista uno. Che c'è di là? Arrazza che c'è, so che c'è di là. Va bene. Va detto che non c'è nessuno, perdete tempo. Ed è così che spesso finiscono molte delle storie che girano attorno alla migliore ganja del posto. Alcune sono vere, altre un po' meno. Ma il caso vuole che in posti come questo, in storie come questa, hanno tutte lo stesso finale, dove per chi resta in piedi c'è un prezzo molto caro da pagare. Ma come spesso succede, c'è sempre chi sfugge a questa regola. Si prende la fa. Come già. Va
banale in merda. Mi può portare a Piazza Dam, per favore? Ma che fazzi è uscito? Beh, un po' di buona condotta. Ma fammi una telefonata, una cosa. Ma no, ti volevo fare una sorpresa, no? Ma ce l'hai fatta! Ma quanto sei bello! Ma non è che ti ha seguito qualcuno, no? Chi dove ha seguito? Oh, Varano, Becchi! Ancora con sto Varano, sta a pensare a noi quello. E poi non lo sa nessuno che sto qui. Becchi, quello quando promette mantiene, specialmente se si tratti 100.000 euro. Vabbè, comunque, mamma mia, come si fa? Vabbè, forse sono io un periodo un po'. Beh, andiamo a festa. Sì, senti, però mi devo lavare e cambiare. Ma qua lavare, sale! Vabbè, fammi posare la valigia. Ma che posare la valigia, sali che dobbiamo andare a festeggiare. Andiamo. Sali. Tieni, mangia da banana, io. Becchi, ti ricordi quello che ti ho scritto nell'ultima lettera? Ti ho fatto una promessa, te la ricordi? No. Ti ho scritto che ti faccio evadere. Dalla terra però, Becchi, dalla terra! Questa qua deve essere buona, eh? Arjan Ultra Ace. Deve essere buona? Sì, è vero, sì. Sono stato solo assai. Chi parla una lingua, chi parla un'altra, non si capisce. Non si capisce neanche tra di loro. Meno male che sei venuto tu, Becky. Sì, ma io non sto tanto. E vabbè, dai. Io sto 2 giorni, poi me ne vado. Ma dov'è? C'ho una sorpresa per te. Come sorpresa? Tu ti fidi del tuo amico Sasà? E come accade in ogni buona storia, proprio alla fine, quando non ci pensi più, Vito! C'è sempre qualcuno che torna dal passato per chiudere i conti. Ultima regola, tenere sempre gli occhi bene aperti. Ma d'altronde, di fronte al passato, esistono poche vie d'uscita. La più semplice è fuggire. E chi scappa deve essere sempre pronto a rialzarsi da eventuali cadute. Si chiama paura. Paura di pensare, di parlare, di decidere. Paura di amare, di non amare. Paura di sognare, di sperare. Paura di ridere, di piangere, di sbagliare. Paura addirittura di fumare. Qualcuno a volte se lo dimentica, ma c'è una cosa che si chiama vita. Sta a mangiarci, Ciccio? Che fame, regà. Strano, perché? De solito. Guarda che bello. Guarda che è proprio bella sta città, comunque. Guarda, al di là del fatto che c'è sta l'erba. Guarda lì. Oh, guarda che... Ma questi sono proprio due deficienti. Ma la paura non è altro che un meccanismo. E quando questo meccanismo non funziona, si corre il rischio di restare per sempre incastrati in un'infinita fuga. Ma anche la fuga non è altro che una scelta. Chalice.
classic man. Miss Mellet round the corner. You must believe, try to plant the seed. In your garden, you can smell the weed. Look after it, every day of the week. You will become a real farmer. Sweet, sweet, sweet aroma. Sweet, sweet, sweet sense and mina. You can bone, 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 bone. Bone in the chalice. Aroma, sweet, 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 sense and mina. You can't hold.